È di 6 arresti il bilancio dell'azione condotta dai carabinieri nell'attività di contrasto allo spaccio che si concentra nei boschi della Bassa Valle. Più di mezzo chilo la droga sequestrata dai militari a Buglio. Dopo la rielezione a capo dello Stato di Sergio Mattarella, tornano alla mente le sue visite ufficiali in Valtellina, toccante la cerimonia che lo vide protagonista in Valpola nel trentesimo dell'alluvione dell'87. Non si allenta la pressione della pandemia sugli ospedali della provincia. Sono 109 i ricoverati ad oggi e 4 i decessi nell'ultima settimana, ma scende il numero dei nuovi positivi. Venerdì si apriranno i giochi invernali di Pechino. Per Arianna Fontana, fuori classe dello short track, sarà la quinta Olimpiade. Sabato la prima gara. A Berbenno si prepara il maxi schermo. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. Una donna e 5 uomini arrestati dai carabinieri per detenzione e spaccio di droga. L'azione è il risultato dell'ampia attività di controllo in atto nei boschi della Bassa Valle. In questo caso l'attività avveniva sul versante tra Buglio in Monte e Berbenno. Ancora una volta la segnalazione è venuta dagli abitanti. Vediamo. Una donna e 5 uomini sono stati arrestati in flagranza di reato nei boschi di Buglio e Monte per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È il bilancio dell'ultima azione di un'ampia attività di repressione e contrasto allo spaccio incentrata nelle zone boschive della Bassa Valtellina. È scattata l'operazione ad opera dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Sondrio, delle stazioni di Ardenno, di Berbenno e di Sondrio, che ha consentito di trarre in arresto 6 soggetti, 2 un uomo e una donna dalla provincia di Sondrio, nonché di 4 soggetti di nazionalità marocchina. Nel corso dell'operazione è stata rinvenuta un'ingente quantità di sostanza stupefacente, circa 0,5 chilo, di varia tipologia. Come già avvenuto altrove, sono stati i residenti a notare il via vai notturno di persone e scambi. Attraverso osservazioni e pedinamenti, i militari della sezione operativa hanno riscontrato effettivamente in quell'area una frenetica attività di spaccio e individuato l'abitazione dove avevano base gli spacciatori. L'arresto operato venerdì scorso da parte dei carabinieri della compagnia di Sondrio è la risposta reale e concreta alle numerose segnalazioni da parte di alcuni cittadini di Buglio e Monte che, con forte stato di preoccupazione, indicavano una frenetica attività di spaccio nella zona boschiva tra i comuni di Berbenno di Valtellina e Buglio e Monte. Resta sempre alta l'attenzione da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Sondrio al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone boschive della Bassa Valle del capoluogo valtellinese. Dalla perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati complessivamente 130 grammi di cocaina, 238 di hashish, 50 grammi di marijuana, 20 grammi di eroina e più di 3.000 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. I soggetti sono stati arrestati e tradotti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria di Sondrio. Sergio Mattarella è stato dunque rieletto con una maggioranza assoluta ed è divenuto il 13° presidente della Repubblica Italiana. 2 le visite ufficiali in provincia di Sondrio nell'arco di 2 anni. Oggi riviviamo la toccante cerimonia che si tenne nell'estate 2017, nel trentennale dell'alluvione del 1987, alla presenza del Capo dello Stato. Nel 2016 l'inaugurazione nazionale dell'anno scolastico a Sondrio, nel 2017 la toccante cerimonia organizzata per ricordare i tragici fatti dell'alluvione 1987 a 30 anni di distanza. Per 2 volte nel suo primo settennato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato in Valtellina, in visita ufficiale. Saluto insieme ai cittadini che sono presenti, a quanti insieme a loro recano dentro di sé il ricordo dei giorni terribili dell'alluvione.
ma recano anche certamente l'orgoglio di aver saputo ricostruire la vita sociale, di aver dato un futuro alle loro comunità. E in questi luoghi, tornati alla loro straordinaria bellezza, in questa giornata il primo pensiero va alle vittime di 30 anni fa. In Valpola il capo dello Stato rilasciò ai nostri microfoni un'intervista densa di significati. Ho visto poc'anzi le foto delle vittime di Aquilone, che sono parte di quei 53, e vederle riacutizza il dolore, vedere le foto dei bambini è particolarmente commovente. Quello che va detto è che queste comunità sono state capaci di ricostruire la loro vita e di rilanciarla per il futuro. Un paese, una società solidale non dimentica chi ha perso la vita in circostanze così sconvolgenti, in giornate che per sempre resteranno cerchiate nella storia civile del nostro paese. Sono 109 i malati Covid-19 ricoverati negli ospedali della provincia di Sondrio, lo afferma SST, parlando di una pressione ancora elevata sulla sanità, che ha fatto contare 4 decessi nell'ultima settimana. Scende per contro il numero dei nuovi positivi, 827 in totale negli ultimi 3 giorni, ampiamente superati dai guariti, che sono quasi 2.000. Vediamo. Resta difficile la situazione Covid-19 in provincia, lo afferma SST alla luce dei 96 nuovi ricoveri dell'ultima settimana. Oltre che al Morelli, i malati sono negli ospedali di Sondrio e Morbegno. La situazione è stazionaria per quanto riguarda i pazienti Covid-19, ma la pressione sugli ospedali della provincia di Sondrio non accenna a diminuire. Al Morelli, nei reparti dedicati del primo padiglione, sono ricoverati i malati che necessitano di cure specifiche. In ortopedia e chirurgia ci sono degenti con altre patologie, ma positivi al coronavirus. Una decina di pazienti sono ricoverati a Sondrio in vari reparti, tra cui la pediatria che ospita 2 bambini positivi, mentre a Morbegno un reparto apposito accoglie pazienti in via di guarigione che vengono trasferiti da Sondalo. Attualmente i pazienti Covid-19 sono 109, oltre a 18 con sintomi lievi. Al Morelli vengono curati gli acuti, tra cui 2 che stanno per essere trasferiti in terapia intensiva fuori provincia e almeno 6 che per respirare necessitano del casco. Nell'ultima settimana si sono registrati 4 decessi che fanno salire a 38 il totale da settembre e a 18 quello nel solo 2022. La situazione è tuttora molto difficile, spiega il direttore generale Tommaso Saporito, e impone un impegno straordinario da parte del nostro personale e delle nostre strutture in termini organizzativi. Spiace constatare come, nonostante l'evidenza dell'efficacia del vaccino, vi siano ancora molte persone che lo rifiutano, i non vaccinati, che per lo più si rivolgono a noi quando già si trovano in condizioni critiche, richiedono cure intensive che si protraggono per alcune settimane nella migliore delle ipotesi, o addirittura devono essere trasferiti in terapia intensiva in ospedali di fuori provincia. Con l'inizio dell'anno, concluse Saporito, siamo stati costretti a riorganizzare l'attività e ad accorpare reparti per destinare il personale ai reparti Covid-19, garantendo sempre gli interventi urgenti, ma causando qualche disagio a molti utenti. L'auspicio è che l'aumento di nuovi vaccinati e la somministrazione della terza dose, uniti alla prudenza dei cittadini, migliorino lentamente la situazione. L'era digitale ha introdotto una serie di novità, basti pensare alle tante applicazioni di internet, al peso crescente dei social network e allo smart working, il cui impiego è aumentato durante la pandemia. Temi che verranno affrontati domani a Morbegno nel corso della 5ª tappa di Montagna 4.0 Future Alps. Vediamo. I beat non conoscono confini e accorciano le distanze, mettono in connessione i territori. Argomento che assume un valore particolare nelle aree montane. Di questo si parlerà martedì 1 febbraio, nella 5ª tappa del percorso Montagna 4.0 Future Alps, dopo i laboratori mattutini con gli studenti delle superiori dei 5 territori alpini coinvolti e il community lab pomeridiano fra studenti e operatori su scala alpina.
si terrà come di consueto l'open talk serale, sempre coordinato da Maria Chiara Cattaneo con Elena Giunta per il comitato scientifico SEV. Con la tappa di Morvegno Belluno di martedì 1 febbraio ci concentriamo sul tema del digitale e delle opportunità innovative legate all'impresa. Infatti guardiamo alla tecnologia come funzionale agli obiettivi di sostenibilità e di inclusione che sono stati al centro delle precedenti tappe di Montagna 4.0 Future Hubs. Con questo appuntamento di martedì ci concentreremo sulla dimensione della tecnologia e gli studenti dalle 5 regioni coinvolte, ancora più di 25 gruppi di studenti, lavoreranno a partire dalle visioni di futuro che ci avevano dato le cartoline dal futuro l'anno scorso, che ci avevano detto che nel 2040 si potrà fare impresa in montagna e c'è un'attenzione al massimizzare impatto positivo per le persone e per l'ambiente e utilizzo della tecnologia proprio come dimensione di strumento rispetto alla soddisfazione delle esigenze delle comunità. E quindi da qui si costruiranno delle progettualità che verranno condivise con imprenditori, operatori da tutto l'arco alpino. Abbiamo costruito questa tappa con Confindustria Belluno Dolomiti e Confindustria Lecco Sondrio e sì, abbiamo davvero tanti qualificati interlocutori per discutere di come rendere ancora più attrattivo un territorio. Si parlerà della Dolomiti Innovation Valley e quindi guarderemo a come costruire davvero delle aree che possono essere favorevoli al fare impresa. Anche perché il digitale consente di far diventare centrale anche un'area che dal punto di vista territoriale è ai margini. Decisamente, anche perché poi cominciano a essere superati sia dal punto di vista effettivo ma anche molto nella ricerca i concetti di centro-periferia. Sarà possibile seguire l'evento partecipando sia in presenza all'Auditorium Sant'Antonio di Morvegno sia online in diretta YouTube e sulla piattaforma Zoom. Nella storia dello sport sono pochissimi gli atleti che possono vantare la partecipazione a 5 Olimpiadi. Arianna Fontana, fuori classe dello short track, è tra questi. E da Torino 2006 a Pyeongchang 2018 ha collezionato 8 medaglie a 5 cerchi. Ora è a Pechino per inseguire altri titoli e a Berbenno, il suo paese, le gare si potranno seguire in diretta. Vediamo. Siamo a Berbenno, il paese di Arianna Fontana, una leggenda vivente, 5 Olimpiadi, quella che inizierà a Pechino la sua quinta Olimpiade, 8 medaglie olimpiche già al suo attivo. Luca Fumasoni, il vostro club la sta seguendo fin dall'inizio. Sì, il fan club di Arianna vive dal lontano 2006, quando Arianna esordì alle Olimpiadi di Torino. Ed è pronto anche ad affrontare questo mese di febbraio intenso come lo sono stati tutti i mesi di febbraio di ogni 4 anni a partire proprio da quel lontano 2006. Quindi siamo pronti, il fan club è pronto il comune di Berbenno con tutti i suoi abitanti, più in generale lo è la provincia di Sondrio e l'Italia intera a vivere questi giochi olimpici invernali in cui Arianna sarà sicuramente protagonista e in cui lo sport in questo particolare periodo storico sicuramente rappresenta una via di uscita. Il conto rovescio ormai terminato e sabato ci sarà già il primo appuntamento per Arianna con il ghiaccio olimpico. In questa piazza si potrà seguire in diretta. Esatto, in collaborazione con l'amministrazione comunale del comune di Berbenno abbiamo pensato di instaurare un maxi schermo qui nella piazza del municipio del comune di Berbenno. Questo maxi schermo sarà fisso per tutta la durata delle Olimpiadi, si inizia sabato 5 con la staffetta mista, si prosegue lunedì con i 500 metri, mercoledì con delle qualifiche sulla staffetta e sui 1000 metri, venerdì invece ci sarà l'appuntamento per i 1000 e si chiuderà poi il mercoledì 16 con i 1500. L'evento noi lo abbiamo denominato Ari Give Me 5 proprio in onore di queste 5 Olimpiadi che solo Arianna e pochi altri atleti nella storia dello sport italiano sono riusciti a portare a termine.
Lecco e Sondrio diventano un solo canale, il passaggio alle nuove frequenze è in corso, ci troverete sul canale 75 del nuovo digitale terrestre. Quando non vedrete più Unica sul 12 o sul 193, dovrete risintonizzare il vostro televisore per continuare a seguire i nostri TG e le trasmissioni. Sul 75 Unica è visibile in tutta la Lombardia. Vi ricordo infine che potete seguire le nostre news su teleunica.com, guardare le trasmissioni e il palinsesto su Teleunica TV e trovare tanti contenuti speciali sui nostri canali social. Per questa sera è tutto, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona serata.